la scorsa volta come ha ridotto questo fucile le lattine? Oddio! Oddio! Aspetta un attimo! Dai! €1000 su internet. Non sappiamo cosa c'è dentro, ma una cosa è sicura: non c'è la chiave per aprirla. Ragazzi, qualcuno ha qualche idea per aprire sta cosa? No, c'è un codice. Giusto, aspetta, che password mettereste? 1, 2, 3, 4. Proviamo, non si sa mai. 1, 2, 3 e 4. No. Altre password. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9. No. Ah, cos'altro possiamo fare? Ho un'idea! Vi propongo una bella sfida! Il primo che riuscirà ad aprire questa cassaforte si terrà tutto ciò che sarà all'interno. Accettiamo! Ho posizionato 3 possibili scelte dove all'interno del piatto ci sarà il primo utensile che sarà utile ad aprire questa cassaforte. Io scelgo questo. Va bene, allora a me toccherà quello dietro. Vediamo se troviamo. Un coltello, cosa ci faccio con un coltello? Non ci posso rompere niente. Ma non solo, è pure di plastica, ma che sfiga. Vediamo io. Un cacciavite, sì. Ma dai, non è giusto. Lui è ovvio che può vincere. Ci siamo, possiamo iniziare e dobbiamo iniziare, raga. Cioè, provate a tagliare. Guarda quanto c'è. Però ha ragione, cioè se noi puntiamo direttamente al codice, forse riusciamo ad aprirla prima. Mi hai fatto male. Oh, wow, che ci posso fare? Quella è il cacciavite di amico. Sì, ma come faccio? Vabbè, raga, proviamo. Da notare come il 95% del danno fino ad ora l'ha fatto lui col cacciavite. E noi non l'abbiamo fatto, fidatemi. L'abbiamo soltanto rigato. Allora, sentite a me, se noi andiamo un po' con la tecnica, dovremmo riuscire ad aprire il coso. Andiamo. Oddio, aspetta, la tortura. No, vabbè. Piano, perché potrebbero esserci cose che si rompono all'interno. Hai ragione. Forse si è rotto qualcosa. Secondo non ne sono me, sicuro. Secondo me no, non è compreso niente. Ragazzi, aspettate un attimo. C'è un buco qui, possiamo riuscire a vedere cosa c'è dentro. Vai, metti la torcia. Ok, metto la torcia. Aspetta un attimo. No. Vedi qualcosa? Io no. Non vedo niente. No, non si vede niente. Prova a mettere il cacciavite. Vai, prova ad allargarlo, il buco. No, raga, è una cassa. Si è allargato. Continua. Vai, gioco grande. Momento ruota. In questa ruota ci sono tutte le armi, dalla più piccola alla più estrema. È il momento di girarla. Vediamo cosa mi esce. Joe, guarda, non è che io voglio rovinarti la tua felicità, ecco, ma se te ne sei accorto, vicino alla scritta mazza, ecco, c'è una F. E la F sta per finta. No! Largo! Ora tocca a me, sicuramente sarò più fortunata di Joe. Coltello di nuovo, dai, non è giusto però. È arrivato il king dei fortunati, il re della ruota. Ruota, io credo in te, so che puoi farcela. Dai, hai qualcosa di bello potente per rompere questa cassaforte? Trapano! Yes! Beh, sinceramente pensavo fosse più grande. Non lamentarti, guarda cosa ho io. Scusa, comunque vai, andiamo, let's go! Dai, forza! Dai, gira! Ma questo è un giravite, mica è un trapano! Dai, focati! Togliti la mano se non te la faccio! Dai, calma! Ma aspetta un attimo, Joe, cosa fai? Mi spiegate come rompo una cassaforte in ferro con un coso?
volarti, forza, almeno provaci. Bravo, forza, vai. Oh no, no, fermo. Oddio. Fermati, dai, calmo. Non so se si vede, ma è rimasta la punta del giravite qua. Ma che cavolo fa aspettare? Certo che sei molto scarso. Ma che ci posso fare io se sta cosa non si rompe? È una cassavolle. Questo è il tavolo delle armi. Chi su quattro palle ne mettere a segno di più potrà scegliere un'arma a piacere da quel tavolo. Inizio io, la prima, gol, let's go, la seconda, no niente, me ne mancano altre due, vediamo se c'è un manetto. Bravo raga, e un'altra, ah, uno su quattro. Ora tocca a me, vai vai vai. La prima, no. Niente, la seconda, niente, la terza, niente. La quarta, niente. No! Le donne sono le migliori al talento. Posizione. La vera domanda è quanto siamo scarsi tutti a pallacanestro. Non lo so che scegliere. C'è l'imbarazzo della scelta qui. Ma mi sa che andrò sul sicuro. O il taglialegna o il flex. Sono quelli che tagliano di più. Andrò qui con il disco di ferro. Lancio! Ricordo che per 30 secondi non posso usare, mancano 20 secondi! Oh, spegniti! Allora, ragazzi! Gli abbiamo fatto un bel taglietto qua, Lo stiamo aprendo il piccolino! Ricordo che però... in realtà le cose se le prende chi riesce ad aprirlo, quindi io praticamente ho solo aiutato tutti. Giriamo di nuovo la ruota. Fucile! È il mio turno. Forchetta! Ah, che sfiga! Vediamo io. Taglia legna. Vi ricordate la scorsa volta come ha ridotto questo fucile le lattine? Beh, male. È il momento di bucare queste cassaforte. E ho soltanto 3 colpi. Vado. Wow. Secondo colpo. Wow ragazzi, l'ha quasi forato. Guardate qua. Oh mio Dio. Terzo e ultimo colpo. Wow, anche questa volta ha spezzato tutto. Ricordiamo ragazzi che non dovete assolutamente imitarci, perché quello che facciamo è assolutamente sorvegliato da persone adulte, ma soprattutto da una equip medica che ci guarda. È il mio turno. Tocca a me con la forchetta di plastica. Con la forchetta di plastica. Gio. Ah! Ok, il taglialegna è qua. Vediamo cosa combiniamo. Mi sa che non è finita tanto bene, Però l'importante è che gli abbiamo fatto del male alla cassaforte. Ragazzi, guardate, si sta aprendo tutta. Ok. Ci siamo, guardate il taglio. No, però non si è forato ancora. Grande gioia, inizia con la mazza. Ok, spazio Gio, vai, diamo spazio. Mi sono forte anche male.
doveva finire così, ragazzi. Lasciate fare a me col martello. Con il taglio che io ho fatto con questo martello la ridurrò al suolo. Vediamo. Wow, lo sapevo, guardate. Tra pochi minuti avremo questa cassaforte aperta. Niente, pure il martello si è rotto con sta cassaforte. Non sapevo la mazza. Ci siamo! L'ho aperto io! Ma che hai aperto tu, che ho fatto io tutto con il taglialegna? Vabbè, comunque, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Apriamo piano, piano, piano. Aspetta! Ragazzi, guardate dentro, guardate dentro. Ci sono dei soldi. Vedo 50 altro, ma... euro! Sì, vedo già i 50 euro! Vedo già i 50 euro e anche 10 euro, e poi vedo cose, ma non riesco a capire cosa sono. Si è spaccato! Ok, anche cose spaccato. Wow! Aspetta, che cos'è questo bottone rosso? Mi sa niente, dato che abbiamo rotto il tastierino e tutto. Provo ad uscire il tutto, Oh, oddio! Oh, mio Dio! Ah, aspetta un attimo! Stai fermo! No, Gio, stai fermo! Urrò! Stai fermo! Ragazzi, è un Rolex! Ora, penso che sia finto, Però c'è scritto Rolex. Sì, c'è scritto Rolex, ragazzi. Cioè, il Rolex è l'orologio che praticamente conta di più. Penso sia finto. Però, comunque c'è altro dentro. Allora, c'è anche una pezza. Aspettate, metto la mano. Vediamo. Ah, no. Soldi! Ehi. Poi li contiamo quanti sono. 10 euro e altri soldi! Beh, un pacco vuoto. Cosa te lo prendi tu? Un pacco vuoto che mi sembra interessante. Questo è il contenuto della cassaforte! Che schifo! Che schifo, che schifo cosa? Potrebbe essere oro e anche soldi. Dato che non mi piace, non me li prendo io, me li porto a casa. Ehi, fermi, fermi! Dato che come ogni challenge non riusciamo a decretare un vincitore, saranno i fan da casa a scegliere chi sarà a tenersi la roba dentro questa cassaporte. Quindi scrivete nei commenti dopo esservi iscritti al canale chi secondo voi deve prendersi tutti questi oggetti. Per ora me li tengo io. Allora 10 euro io.